Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori, in particolare i giovani. Benvenuti a questa categoria giovanile nella quale continuiamo il nostro libro sulla tentazione. Anzi, ormai le catechesi che ci portano da qua il 19 giugno, che è l'ultimo giorno di catechesi, perché poi il 25 giugno, venerdì, c'è la veglia di preghiera per il messaggio in occasione del 29° anniversario dell'apparizione della Madonna. E allora, noi abbiamo parlato finora della tentazione, adesso vedremo alcune tentazioni particolari. Abbiamo visto la tentazione della incredulità, che è una delle tentazioni oggi dove molti ranocchi cadono nella bocca del serpente senza che se ne accorgano. Abbiamo visto la tentazione dell'effimero, questo mondo trasformato in una fiera delle vanità, no? Il consumismo come fine della vita. Adesso vedremo, nelle cinque catechesi ci rimangono, queste tentazioni: la tentazione della violenza, che faremo stasera, la tentazione dell'orgoglio, la tentazione della menzogna, le tentazioni della Chiesa, perché anche la Chiesa è tentata, e poi quella che è oggi per eccellenza la tentazione del mondo. Poi naturalmente nel libro La Tentazione c'è tutta una panoramica molto più vasta, però non ho colto le cose principali. Nel medesimo tempo devo cedere anch'io agli andazzi del mondo, no? Mi ha fatto la testa grossa con sto Facebook qui che non ne posso più. Dunque, allora mi hanno tanto insistito perché anche Radio Maria facesse una sua pagina di Facebook, Radio Maria. L'abbiamo fatta 3 settimane fa. E sono iscritti 8.300 persone. Non l'abbiamo mai detto in radio, però adesso vi dico anche l'indirizzo del nostro sito di Facebook, così anche quelli che ascoltano Radio Maria lo sanno. È www.facebook.com/Radio Maria. Ce lo ripeto, www.facebook.com/Radio Maria. Dunque, ma dico la verità, me l'hanno imposto perché i miei collaboratori, però evidentemente è una cosa abbastanza discutibile, discussa, però il Papa ha esortato ultimamente ad affrontare l'agorà dei mass media, quindi questo io in internet lo conosco abbastanza, no? Ogni tanto vado a cercare me stesso per vedere quante me ne dicono. E allora i miei collaboratori hanno fatto fare uno studio su tutto quello che dicono contro di me in internet, no? E hanno dedotto che ne dico talmente tanti che bisogna in qualche modo controbattere. Allora, ma io dico, ma cosa vuoi controbattere? Dico, come diceva Escrivá de Balaguer, San José María Escrivá de Balaguer, se ogni volta che i cani abbaiano noi ci fermiamo a tirare i sassi, non arriviamo più alla meta, capito? Come diceva il cardinal Ruini, molto meglio essere attaccati che essere ininfluenti, capito? Allora, però, insomma, ma io lo sapevo già che ci sono 4 cani che fanno un sacco di baccano, ma la verità è che quelli che ascoltano Radio Maria sono tantissimi, se non fossero tantissimi Radio Maria non andrebbe avanti. Perché l'ascoltano? Evidentemente perché non dice cose scontate, dice le cose del cielo e le dice senza paura, senza vergognarsi. Ecco, a me viene lì perché stamattina vado a occupare i giornali, tac, mi fermo un signore, sono un camionista, guardi, ho deviato, sono venuto qui apposta per salutare. Ma questo è il pubblico di Radio Maria, c'è poco da fare. Allora, però vorrei dire che i nostri, si chiamano, che di Facebook, si chiamano fan, Panzaga fan. Capito? Non volete che vi dica io? Allora spiego loro perché poi io, guardate che io sono tremendo, io sono tremendo. Cioè, uno che fa il fesso lo elimina una volta perché capisca, non lo capisce, lo elimino la seconda volta, la terza volta lo blocco, cioè non può più entrare in Facebook. Quindi sappiate, lasciate una speranza voi che entrate, perché qui non si scherza.
capite bene come suona la storia, con me non si scherza, Allora, anzi, mando alla polizia giudiziaria, alla polizia postale mando, capito? Perché, no, a questo punto, cosa volete, cari amici? È così. Voi immaginate un cane che viene dietro e vi si attacca al calcagno. Cosa fate voi? Oh, poverino, tu dici, passa la cuccia! Allora sì, che fila, se no ti saluto. Allora, no, dicevo, questo era uno strumento da capire, perché se diventa uno strumento di chiacchiere non interessa a Dio Maria. Lo dico a tutti quelli che sono iscritti. Uno strumento di chiacchiere a Dio Maria non interessa. Né per dire che io ho litigato con la mia morosa, che poi adesso sono giù di morale, quell'altra mi consola, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo avuto un'impostazione che è come quella di Radio Maria, cioè noi usiamo Facebook per dare ogni giorno dei pensieri spirituali, punto e basta. Così l'abbiamo impostato, così va avanti benissimo, perché ci sono molte persone che hanno bisogno ogni giorno di ricevere dei pensieri spirituali. Uno dice, ma allora c'è anche Radio Maria? Certo c'è Radio Maria, ma cos'è il vantaggio di Facebook? Che uno può rispondere a queste cose, può dare il suo contributo, può dare il suo pensiero spirituale, ma non uscire fuori da qua, perché se uno comincia a parlare dell'Inquisizione o della pedofilia, io elimino tutto. Vuole che sia un'oasi di pace come Međugorje, dove tutti vanno ad attingere l'acqua viva della pace, della gioia, dei doni dello Spirito Santo, dell'elevazione spirituale, ed esce fuori dalla giungla umana dove tutti si scalciano, dove tutti hanno ragione, dove tutti si derubano, capito? Mentre uno ruba il portafoglio all'altro dice, ma ha rubato il portafoglio, e così è la vita di ogni giorno. Allora, questo lo dico per tanti nostri ragazzi che hanno aderito, giovani, non solo, la maggioranza sono giovani, però non solo giovani, che hanno aderito a questa iniziativa nostra. Bene, adesso entriamo nel vivo della catechesi. Oggi vorrei parlare di una tentazione sulla quale si gioca il futuro stesso del mondo, che è la tentazione della violenza, che è connessa al vizio dell'ira, che erroneamente è ritenuto non un vizio, poi così, cioè ira come se uno si arrabbia, no. Invece la Sacra Scrittura mostra la violenza come la prima conseguenza del peccato originale. Infatti, dopo il peccato originale, cosa è successo? Che Caino uccide Abele. Prima di tutto che Adamo ed Eva litigano fra di loro. Che Caino uccide Abele. Allora dobbiamo analizzare molto bene la natura umana, perché Satana, per tentare, analizza la natura umana, la studia a fondo e poi lì gioca le sue tentazioni, perché predispone le sue tentazioni sulla base delle nostre tendenze. Allora, che cosa c'è nella natura umana? Guardate che veramente i filosofi greci avevano capito tante cose. Parlo di quelli del 600 avanti Cristo, i primi filosofi greci, no, che dicevano che alla radice di tutto c'è l'odio e l'amore. Ma perché dicevano questa cosa? Dicevano questa cosa analizzando l'uomo. Cioè l'uomo è un essere estremamente contraddittorio, perché in lui c'è la tendenza ad amare, non c'è dubbio, ed è una tendenza fortissima, anzi è una tendenza senza la quale l'uomo non vivrebbe. Cioè anche quelli che vivono da soli, guardate che gli eremiti eccetera, vivono da soli perché amano Dio, ma se l'uomo è fatto per amare, non c'è dubbio, anzi in questo lui riflette la divina somiglianza, perché in sé il desiderio di amare, la capacità di amare, e tutti noi abbiamo il desiderio di amare, di donarci. Poi naturalmente questo desiderio di amare si esprime in tanti modi, perché c'è l'amore di amicizia, l'amore paterno, l'amore materno, l'amore filiale, l'amore fraterno, quel che volete voi, però sono tutte forme che comunque esprimono un'attitudine ad amare senza la quale l'uomo non vive. Tant'è vero che la vita eterna in che cosa consiste? Nel partecipare all'amore eterno di Dio, cioè siamo chiamati a partecipare alla comunione trinitaria, cioè possiamo ben dire che l'amore è la mola della vita, l'amore è il fine della vita. Quindi è impossibile che esistano gli uomini che non hanno il desiderio di amare, è impossibile.
Tant'è vero che quando Adamo si trovava solo, non trovava consolazione negli animali. Aveva bisogno di un essere simile a lui. E allora Dio gli creò la donna. Allora disse, questa sì che è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, cioè è della mia stessa natura. Cioè io posso parlare con lei. Allora, naturalmente l'uomo ha questa duplice capacità. Prima di tutto ha la capacità di amare Dio, perché questa è la grandezza dell'uomo, che l'uomo è capace di amare Dio. Poi che ci siano degli uomini che non amano Dio perché frustrano questa loro capacità, ma quelli stessi che dicono che Dio non c'è, che dicono che non amano Dio, capita che si convertono e che cambiano radicalmente la vita, e che dicono che prima erano ciechi, che prima non capivano niente, e che adesso finalmente ha scoperto la ragione di vivere. Questa dunque è la prima tendenza che c'è in noi, è l'amore di Dio, senza il quale, alla fin fine, noi siamo mai soddisfatti. Cioè, è tanto radicato, è tanto, vorrei dire, fondamentale, strutturale al nostro essere, il desiderio di amare Dio, che noi, anche se sulla terra siamo soddisfatti perché abbiamo una bella famiglia, abbiamo un padre, una madre, una moglie, un marito, dei figli che ci amano, però noi non è che siamo felici, sì, però se non ci fosse Dio, sentiamo che il nostro desiderio di amare è comunque insoddisfatto. E capiamo come ha ragione Sant'Agostino, il quale pure aveva una moglie, era una specie di moglie, perché non si era sposato, però viveva con lei come se fosse sua moglie, ed gli era molto fedele, dice lui. Aveva pure un figlio. Ma Sant'Agostino dice, il nostro cuore, Signore, è inquieto finché non riposa in te. Quindi l'amore di Dio, guarda questa catechesi sulla Pentecoste, la faccio nella prospettiva della festa di Pentecoste, questa catechesi sulla violenza, la faccio nella prospettiva della Pentecoste, perché è tale la propensione alla violenza che c'è nell'uomo, che comprendiamo perché Dio ci ha dato la medicina del suo amore, per guarirci. Però non c'è dubbio che nel nostro essere, nel nostro profondo, c'è il desiderio di amare, senza il quale nessuno riesce a vivere. Le persone infelici sono le persone che non hanno l'amore, nell'amore di Dio, nell'amore di una persona, nell'amore dei figli. Sono le persone sole, se non avessero Dio, la loro vita sarebbe una vita da persone morte. Questo bisogna capirlo molto bene, cioè senza l'amore non si può vivere, senza l'amore di Dio non si può vivere. Ma anche senza l'amore del prossimo è difficile vivere, perché anche la più tremenda vita eremitica ha bisogno poi di trovarsi con gli altri. Insomma, siamo chiamati a vivere queste due relazioni, noi, di amore con Dio e col prossimo. Ecco perché ci sono i due comandamenti. Ama Dio, ama il prossimo. Questo è l'uomo così come Dio l'ha creato. È a sua immagine e somiglianza perché in sé la capacità di amare. Ma ecco qui il punto, ciò che colpisce è che nell'uomo, insieme a questa grande capacità di amare, c'è una forza distruttiva che non si spiega con la natura. Questo voglio dire, cioè nell'uomo c'è una forza distruttiva, c'è una capacità di odio, di vendetta, di distruzione degli altri che si è espressa lungo il corso della storia, in un modo tale per cui noi siamo arrivati al punto che l'umanità è a rischio di autodistruzione. Ma dicevo che questa tendenza all'aggressività, alla violenza, all'odio, alla vendetta che c'è nell'uomo non la puoi spiegare in termini naturali. Cioè voglio dire, perché oggi tendono a spiegare tutto in termini naturali, no? Ma con la scienza spieghi qualcosa, ma solo la parola di Dio ti svela certe cose. Cioè, come tu dici, ma l'uomo ha in sé l'aggressività, eccetera, perché la lotta per la sopravvivenza. Ma la lotta per la sopravvivenza non spiega la violenza che c'è nell'uomo. Perché, scusa, gli animali non fanno la lotta per la sopravvivenza. Anzi, più di noi, perché
loro magari sono anche in condizioni che non hanno anche l'intelligenza che abbiamo noi, però la lotta per la sopravvivenza è un comandamento, diciamo così, assoluto, perché senza la lotta per la sopravvivenza non scamperebbero, questo è fuori di dubbio. Però tu non trovi nessun animale l'aggressività, la violenza, la cattiveria che c'è nell'uomo, in nessuno. Gli animali non ammazzano gratuitamente. Non ammazzano gratuitamente. Sì, potrà essere che la gatta fa 8 gattini e ne ammazza 4. Perché? Perché lei, intelligente, col suo istinto, capisce che ne può allattare solo 4. Punto e basta. Ma gli animali non ammazzano mai gratis. Se il leone ha la pancia piena, non ti mangia. La lotta per la sopravvivenza non spiega la violenza. La lotta per la sopravvivenza è una lotta per sopravvivere. Ma dopo che uno si è assicurato la sopravvivenza, dopo che un animale si è assicurato la sopravvivenza, non attacca. Non attacca. Capito? O lo vai a provocare, oppure ha una fame, ma se no ti lascia in pace. È come la vipera, se tu lo vai a pestare, non ti morde. Questo è poco ma sicuro. Allora, l'uomo invece, ma per carità, l'uomo la violenza la fa gratis, anche quando non serve. È distruttore. Perché noi non sappiamo esattamente, se noi guardassimo la storia umana, non dico solo quella del passato, dall'inizio, da Caino Abel ad oggi, è una cosa così orribile da chiudere gli occhi. È una macelleria continua, universale, quotidiana, tremenda. Cioè, la maggior parte degli uomini muoiono ammazzati, sono morti ammazzati nella storia. È una cosa incredibile. Ma è la storia dell'uomo. È la storia del dilagare della violenza. E se non ci fosse stata la forza dell'amore, l'umanità sarebbe già finita. Ma guardate soltanto noi che siamo talmente civili, dico talmente civili, perché noi ormai abbiamo messo le foglie di fico sulle nostre violenze, non le vediamo. Ma voi pensate che negli ultimi 20 anni sono stati compiuti, sono calcolati 1 miliardo di aborti. Cosa sono 1 miliardo di aborti? Sono 1 miliardo di esseri umani. Perché eliminati? Perché davano fastidio a chi li aveva concepiti. Diciamo le cose come stanno. Siccome davano fastidio a chi li aveva concepiti, sono stati eliminati. 1 miliardo di esseri umani. Come niente fosse, dopo ci si strappa i capelli per una fesseria. Ma questa è una cosa d'un orrore. E guardate, non è che siano stati fatti. Si fanno e si faranno. Pensate per esempio che in 2 nazioni... come l'India e come la Cina, si calcola che in questi ultimi 20 anni mancano all'appello 100 milioni di bambine. 100 milioni di bambine. Perché 100 milioni di bambine? Perché lì le bambine sono ritenute, quando nascono delle bambine, sono ritenute, una disgrazia. In Cina per motivi di carattere demografico, in India perché una bambina la devi dare per motivi di carattere sociale ed economico. Mancano 100 milioni di bambine, sono state eliminate, o subito dopo il parto, perché a volte costringono ad ammazzare anche dopo il parto, o prima, o poco prima, ma questa è la realtà, una realtà che ti fa vedere che cos'è la violenza oggi, non come era una volta. Cioè oggi la violenza è a livelli, noi che ci crediamo così evoluti, oggi la violenza è a livelli che non è affatto inferiore a quella dei secoli passati. Senza contare poi le armi per la guerra, che sono tali per cui noi non abbiamo l'idea di che disastri possono fare. Questa dunque è una realtà che ci fa capire, voi pensate per esempio alla guerra, scusate, la lotta per la sopravvivenza, a chi serve la guerra? La guerra serve a nessuno. Cioè, dopo una guerra tutti sono più poveri, tutti stanno peggio, tutti piangono. Tutto andare a ricostruire. A cosa serve? A niente. Eppure, come noi tutte queste cose qui, le facciamo come se fossero necessarie, come se fosse una cosa normale. Cioè voglio dire che c'è nell'uomo una tendenza a distruggere e a odiare che è umana, che sotto il profilo di un'analisi razionale è inspiegabile. Perché cose del genere non ci sono nel mondo animale. Non ci sono nel mondo animale. I poveri pescecani che noi identifichiamo come quelli che mangiano tutto e tutti, sono loro che si lamentano che siamo noi che li facciamo fuori. Altro
due storie. Anzi, la nostra capacità di distruzione è immane. Questo è, questo va spiegato, va spiegato. Cioè, come va spiegato? Perché c'è nell'uomo questa tendenza alla violenza, a far del male agli altri, a distruggere gli altri? Questo è veleno satanico. Cioè, questo è il retaggio del peccato originale. È una conseguenza del peccato originale. È il veleno del serpente che è stato iniettato nella nostra natura umana. Quindi il diavolo, Satana, sa che in noi c'è la tendenza alla violenza. C'è la predisposizione alla violenza. E ci studia, ci aizza, aizza i singoli, aizza le famiglie, aizza le coppie, aizza i figli contro i padri, aizza le parentele, aizza le nazioni l'una contro le altre, cercando di creare incendi. A me ha fatto molto impressione il messaggio della Regina della Pace, dato il 25 settembre del 2001, dopo l'attacco alle due torri, no? Con la famosa diagnosi che fece la Madonna. Tutti pensavano, tutti giustamente pensavamo che era un evento quello sul quale la Madonna sarebbe intervenuta. Guarda che una cosa che vorrei dirvi, per cui bisogna anche essere sereni nei tempi che stiamo vivendo, è che io ho notato nei messaggi, io avendo seguito Medjugorje fin dall'inizio, praticamente sì, perché è vero che sono nato nel 2000, sono nato nel 1985, però lo seguivo già nell'83, quindi ho seguito bene, poi molto. Allora, i messaggi, se tu li leggi adesso, non riesci bene a capirli. Perché la Madonna dà i messaggi, sì che va bene, per carità, leggerli va benissimo anche adesso, specialmente alcuni, no? Che sono spirituali, ma molte volte la Madonna fa riferimenti concreti. Cioè non c'è stato nessun passaggio storico senza che la Madonna non sia intervenuta. E nemmeno nessun passaggio ecclesiale. Permettetemi questa parentesi perché è una cosa molto importante per quello che ci aspetta. Cioè, in poche parole, la Madonna segnala sempre tutto. Per esempio, nel 1981 la Madonna, dico era passa da pochi mesi, ha segnalato gli avvenimenti della Polonia che sarebbero avvenuti 10 anni dopo. La Madonna ha segnato anche l'esito, la famosa rivoluzione di Solidarność, no? Che ha portato all'emancipazione della Polonia dal regime sovietico e al crollo del regime sovietico. La Madonna ha anche detto che alla fine i giusti avrebbero prevalso. È intervenuto su, cioè ha anticipato un passaggio storico fondamentale anche per la nostra sopravvivenza, perché in quei tempi il mondo era schierato in due parti, l'un contro l'altra. La Madonna sempre in quel messaggio, la Madonna ha legato, guarda come ha legato, 10 anni prima, ha legato la vittoria della Polonia con la conversione della Russia. Difatti ha detto, e la Russia sarà il paese nel quale io sarò onorata più che in tutti gli altri. Pensate dunque che anticipo ha fatto sull'avvenimento storico. Nel 1981, 10 anni prima, 10 anni dopo, 1991, quando siamo arrivati al dunque, come già vi ho accennato l'ultima volta, cioè siamo arrivati a quel famoso, alla realizzazione della profezia di Fatima, e cioè la conversione della Russia, nel 1991, il 25 gennaio, la Madonna disse, Satana, cioè la Madonna ci ha invitato al digiuno più strong, cioè vi invito a pregare e a digiunare strong, cioè fortemente, no? Fortemente, e ha detto, Satana vuole distruggere non soltanto la vita e la natura, ma anche il pianeta sul quale vivete. Capite i concetti? Distruggere il pianeta, cosa vuol dire? Distruggere il pianeta vuol dire la fine del mondo. La Madonna ha segnalato il pericolo che c'era, però ci ha chiamato al digiuno per evitare questo pericolo. E poi 6 mesi dopo, quando questo si stava realizzando, cioè ad agosto, il 25 agosto del 1991, la Madonna ha detto, sono venuta per realizzare ciò che è iniziato a Fatima, cioè la conversione della Russia.
quei misteri che ho iniziato a Fatima, vi chiedo una novena, capite? 9 giorni di seguito di digiuno a pane e acqua ha chiesto, e di preghiera, per realizzare ciò che ho iniziato a Fatima. E cosa è successo subito dopo? È successo che l'8 dicembre è stata sciolta l'Unione Sovietica, che il 25 dicembre è stata emanata la maniera del Cremlino senza che ci fosse un morto. Dunque la Madonna ha anticipato, La Madonna, per quanto riguarda, questo vi dico perché queste cose che sono molto importanti, sempre che 1991, sapete perché sono molto importanti? Perché vi assicuro, io sono sicuro, che la Madonna, attraverso i suoi messaggi, ci segnala tutti i pericoli che stiamo passando. Vi sto facendo dando la prova. Infatti, siamo sempre nel 1991, improvvisamente, il 25 giugno, mi ricorderò sempre, era un giorno, 25 giugno, 1991 era un giorno di festa a Međugorje, era l'ultimo 25 giugno che ho fatto a Međugorje, poi non l'ho più fatti perché c'è troppa gente, comunque c'era un mucchio di gente. Io mi ricordo che eravamo a cena con Visca e Sogliosi, siamo andati a mangiare la pizza, mi ricordo. A un certo momento sentiamo i cannoni serbi che sparano. I cannoni serbi che sparano da Mosta, non so dove, sentiva l'orizzonte crepitare i cannoni. Era iniziata la guerra di Bosnia. State attenti, il 25 luglio, cioè la Madonna il 25 giugno non ha detto niente, il 25 luglio ha detto una frase di questo genere: è iniziata questa guerra e quanto durerà dipenderà da quanto pregate. Così ha detto, eh? È scoppiata la guerra etnica, cioè praticamente lì erano tutti mescolati, soprattutto i croati musulmani, ma anche i serbi, cioè gli ortodossi, erano tutti mescolati insieme, e è incominciata la pulizia etnica. Io mi ricordo che anche a Međugorje ho sentito queste parole: ognuno dalla sua parte. Hai capito? Qualcheduno aveva detto queste parole, qualcheduno, però il veleno del serpente cercava di introdursi nei cuori, ognuno dalla sua parte, per cui, capito, i serbi ammazzavano i musulmani scacciavano via i croati dal centro della Bosnia, i croati buttavano fuori i serbi dalla Craia. Insomma, una cosa, e la Madonna ha detto parole di fuoco su questa situazione concreta, ha detto parole di fuoco dicendo: Satana si prende gioco di voi e io non posso aiutarvi perché vi siete allontanati dal mio cuore. Attenti, tre anni dopo la Madonna dice questa guerra dura a lungo perché non pregate. Guarda che regia, Dio vede tutto, ragazzi. E poi la cosa che mi ha colpito: noi abbiamo in mano le armi della vittoria, cioè dipende da noi. Dio, questa guerra dura a lungo perché non pregate, ha detto. Dopo 3 anni e mezzo dice, finalmente avete incominciato a pregare e presto la guerra finirà, dopo qualche mese è finita. Questo per dirvi come la Madonna domina tutte le situazioni, è una cosa incredibile. Vi dico anche, per dirne una, che nel 1981 la Madonna ha fatto riferimento a un evento ecclesiale di cui oggi paghiamo le conseguenze in un certo senso. E cioè, io questo messaggio non è scritto da nessuna parte, ma avendolo sentito 100 volte dalla bocca di Visca, come diceva i Pellegrini, è un messaggio che io non ho mai riferito neanche nei miei libri, perché mi vergognavo a riferirlo. Perché era tremendo. La Madonna, riguardo i sacerdoti, sapete cosa ha detto nel 1981? Ima dobri et loschi, che vuol dire ce ne sono di buoni e di cattivi. Visca non se la sentiva di tradurre bene, diceva ce ne sono di alcuni buoni, alcuni. No, ha detto ce ne sono di buoni, ma alcuni sono cattivi. No, la parola esatta della Madonna è ce ne sono di buoni e di cattivi. Ma guardiamo allora nel 1981 cosa successe. Che 80.000 preti lasciarono l'abito in quegli anni lì.
E la profezia era stata annunciata già dalla Madonna a Bruno Cornacchiola nel 1947, quando mostrò a Bruno Cornacchiola lì all'apparizione delle Tre Fontane per terra un abito nero gettato per terra e una croce spezzata. Chiaro? Questo per dire come la Madonna segue tutto, è una cosa incredibile, cioè questo per dire come segue gli eventi della storia, e così pure, e molte volte lo fa andando controcorrente. Per esempio, io mi ricorderò sempre come Giovanni Paolo II visse l'anno del Giubileo, lo visse in un modo, lui con una tensione spirituale incredibile, però... io infatti dentro di me dicevo, caro Papa, non sono d'accordo, dico la verità, perché lui era un incredibile ottimista, insomma, cioè in poche parole, lui visse il Giubileo come un evento in cui tutta l'umanità si doveva convertire e fece di tutto per convertirla. Invitò tutti i fine settimana in Piazza San Pietro tutte le varie categorie umane, e gli scienziati, e i politici, e i pittori, e gli scultori, e i musicisti. Fece uno sforzo di conversione straordinario, tant'è vero che la Madonna a ottobre disse: sono molto felice di come state vivendo questo momento dello spirito. Capito? Secondo, il mondo fu convertito al primo gennaio, quando si sta al millennio, nuovo millennio. Ricordo il Papa come disse questa vigilia dell'ultimo dell'anno, una cosa, il passaggio di un millennio all'altro, e la Madonna disse: ora che Satana è sciolto dalle catene, disse il primo gennaio, ora che Satana è sciolto dalle catene, state vicini al mio cuore e al cuore di mio figlio Gesù. Cioè la Madonna aveva visto molto più in là, e cosa aveva visto? Aveva visto quello che proprio Giovanni Paolo II poi scrisse nel suo ultimo libro di intervista, che fu un libro di intervista con il suo segretario Givish, un libro che per me è il capolavoro di Giovanni Paolo II, Memoria e Identità, dove Giovanni Paolo II disse che dopo che sono crollate le ideologie del male, cioè il nazismo e il comunismo, siamo di fronte a una nuova ideologia del male molto peggiore di quelle precedenti. Ha detto Giovanni Paolo II, perché la cosa che mi ha molto colpito è che i due papi, Giovanni Paolo II e Paolo VI, al termine della loro vita hanno detto le medesime cose. Cioè Paolo VI, al termine della sua vita, disse in un'intervista a Jean Guiton, disse: si sta affermando nella Chiesa un pensiero che non è cristiano. Questo pensiero è diventato maggioritario, ha detto. Ma pure deve sussistere un piccolo gregge. E ha aggiunto, Paolo VI, ha aggiunto, anche lui nel libro di intervista, proprio nell'ultimo anno, e ha aggiunto: leggo qualche volta la frase del Vangelo di Luca, quando tornerà il figlio dell'uomo sulla terra, tornerà ancora la fede? E mi chiedo, diceva Paolo VI, se non sia questo il tempo. Giovanni Paolo II disse qualcosa ancora di più grave nel suo ultimo libro di intervista, a Memoria e Identità, disse: questo mondo che ha eliminato Dio e che ha messo se stesso al posto di Dio, sta commettendo globalmente il peccato contro lo Spirito Santo, cioè il peccato di impenitenza, il peccato per cui non c'è perdono. Perché? Perché avendo eliminato Dio e avendo messo se stessi al posto di Dio, a chi chiederanno perdono agli uomini? A chi? A nessuno. E quello che il medesimo Papa Benedetto XVI ha detto a Fatima: assistiamo allo spegnimento della fede. Questo è il vero problema oggi. Dunque, vi dicevo, la Madonna in tutti questi anni ha seguito gli avvenimenti. Per esempio, c'è stato l'anno scorso, per 5 mesi o 6, che dopo il messaggio a Miriana, la Madonna diceva: pregate per i vostri pastori. Vi ricordate? E io mi dicevo: dico, qui c'è qualche, non so, siccome in quel tempo lì c'era il vescovo di Mosta che stava prendendo un sacco di decisioni piuttosto severe, sarà forse per quello, ma non credo, perché la Madonna non capito, non si ferma su una piccola cosa così. Dopo sappiamo quello che abbiamo saputo, cioè che il Papa ha dovuto scrivere una lettera a tutti i vescovi nei quali ha detto parole di fuoco. Perché dice: ci stiamo
ci stiamo morsicando a vicenda, ha detto il Papa, citando la lettera di San Paolo. Cioè la Madonna aveva visto una crisi molto grave contro il Papa, una specie di ammutinamento contro il Papa. L'aveva visto prima. E l'aveva visto prima e ha cercato di vincerlo prima. Cioè, lei chiedendo le preghiere aveva già... Dopo, quando è venuto, poi quando è scoppiato, lei non ha detto niente. Aveva già vinto prima. Ma io ho già visto tante volte, ve lo dico perché queste cose sono molto importanti da capire per i tempi che stiamo vivendo. Io ho visto, per esempio, un'altra volta, no? Era un piccolo caso, ve l'ho già raccontato, ma la Madonna ha l'occhio sulle cose, riguardava il gruppo di Ivan. Il gruppo di Ivan si radunava due volte a settimana per la Madonna a Međugorje. Per chi non lo sapesse, ha scelto fin dall'inizio, dal 1982, un gruppo di giovani locali guidati da Ivan, e questo gruppo, che adesso, oltre che i giovani, come sono papà e mamma, c'hanno anche i loro bambini, è sempre stato guidato dalla Madonna con dei messaggi particolari. E io ho chiesto più di una volta perché c'è questo gruppo. Quelli del gruppo mi hanno detto: noi crediamo che c'è questo gruppo perché un domani, quando le apparizioni sono finite, ci siano i testimoni di queste apparizioni. Ecco, ed è quel medesimo gruppo che, quando c'è l'apparizione sulla montagna, si raduna. È quel medesimo gruppo, solo che la Madonna di tanto in tanto dice: questa volta apparizione possono venire tutti. È chiaro? Allora, sulla montagna la sera. Allora, una volta questo gruppo si radunò in una casa lì di Međugorje, che serviva per i pranzi di Natale, per i pranzi dei matrimoni. Cioè, quando c'era il matrimonio, c'era questo salone dove la gente faceva il pranzo, perché poi i croati, i pranzi, il matrimonio dura 2 giorni, quindi è una cosa molto fastosa, insomma. E la Madonna, io mi ricordo che era il primo anno che eravamo alle Međugorje, e Mari mi portò anche lei al gruppo, dice: ma non so se poi qui sono un po' il gruppo, era un gruppo di talebani a quei tempi lì, cioè solo loro, capito? Solo loro e basta. Per cui non so se ti fanno entrare nella stanza. Difatti mi lasciarono fuori. dopo mi dicevano: vieni, padre mio. Io c'ho l'apparizione per conto mio, figuriamoci. Dunque, mi lasciarono fuori. Oh, cavolo, finisce l'apparizione, vanno avanti a discutere per un'ora. Io già friggevo, perché dico: qui, ma entro dentro, non so io. Niente, alla fine, dopo un'ora che discutevano, escono fuori tutti, e anch'io vado verso la casa di Mare, perché dormivo lì vicino, e dico a Mare: scusa, ma che cosa è successo? È successo, ho detto, la Madonna ha detto che questa casa Satana la vuole utilizzare per un suo piano, e non disse qual era il piano. Non disse qual era il piano, non lo disse. Eravamo a settembre. Avevo detto, prima di Natale, la Madonna dà un ordine al gruppo di Ivan che era pericoloso. Cioè ha detto di fare la novena di Natale in quella casa. Era pericoloso perché in Croazia, se uno prega fuori dalla chiesa, a quei tempi c'era ancora il comunismo, eravamo nell'85, eravamo nel Natale dell'85, se uno pregava fuori dalla chiesa poteva essere arrestato. Cioè la preghiera, il culto, insomma la preghiera non in famiglia, ma questa qui di gruppo. Allora è successo questo. Mi ricordo che quei tempi lì andò anche loro antenna a fare la novena. Mi ricordo di questo, loro hanno messo in tutto il salone i cartelloni con scritto i messaggi della Madonna, tutto il villaggio è andato lì a fare la novena di Natale. E l'ottavo giorno della novena la Madonna ha detto: domani non venite qui, andate sulla montagna. Infatti il nono giorno tutta la casa era circondata dalla polizia, ma non c'era nessuno, non c'erano le intercettazioni telefoniche, non è andata. Allora, e così sono rimasti. Ma dopo io andai a Natale, io andai pochi giorni dopo,
e restai lì fino all'Epifania. Dopo Natale andarono via tutti. Dopo Natale ci fu la retata, cioè venne proprio la polizia di Sarajevo. Io neanche me ne ricordo perché ero in casa con Visca, c'erano alcune persone, arrivarono due bestioni, dico due autentici bestioni, li fanno sedere a bere un po' di vino e dicono: questo è un nostro amico. Dico, ma... E dopo un po' si alzano, ho visto che tutti i vicini si sono squagliati. Si alzano e dicono a Visca: vieni. Ne hanno arrestati 17, comprese Mario e Visca, li hanno portati all'interrogatorio. Cioè, la domanda era: chi ha organizzato la novena? Qualche fascista, qualche... Questa era la polizia, voleva il nome di qualche fascista, di qualcheduno lì. Chi ha organizzato la novena? Allora, io mi ricordo che Visca, era, poi quando tornò, era tutta eccitata. Per una settimana andava dappertutto dall'interrogatorio, no? Era eccitatissima. Visca diceva, chi Maria non disse una parola. Non disse una parola, come Gesù davanti a Erode. Neanche una parola. Visca diceva, Visca, chi l'ha organizzata? La Madonna l'ha organizzata. Poi si volta allo scrivano e dice al segretario, al suo scribacchino: scrivi, scrivi, che è stato... scrivi, scrivi, era tutta eccitata, no? Una cosa, poi lì, dopo un po', comunque dopo un mese, Maria Visca furono rilasciate subito, nella giornata. Altri li tenevano fermi lì, dopo un mese li lasciarono tutti. Insomma, la Madonna aveva segnato questa cosa. Noi non abbiamo mai saputo perché la Madonna ha fatto fare la novena. Però una cosa è certa, che fatta la novena, lei aveva vinto. Fatta la novena, lei aveva vinto, cioè Satana aveva perso. Difatti, noi, qual è la cosa che siamo riusciti a capire, perché la Madonna non l'ha mai detto, cosa c'era sotto, cosa covava sotto non l'ha mai detto, però siamo riusciti a capire. Dopo qualche mese, il comune di Citruc, dunque la casa era lì proprio, la casa era lì ai piedi del Pobordo, il comune di Citruc richiese la casa per farci la discoteca. Capito? Non, capito? Satana vuole utilizzare quella casa, non il comune di Citruc. Allora, Madonna, come si vede bene? Satana vuole usare quella casa per i suoi fini. Questo vi dico perché noi... Cosa vuol dire questo? Perché vi racconto queste cose? Perché i fedeli della Gospa devono capire una cosa, che attraverso i messaggi che la Madonna dà, leggeteli molto bene e attualizzateli, perché la Madonna ci fa capire i momenti difficili che man mano stiamo vivendo e chiede le preghiere prima. Lei ci ha evitato l'autodistruzione, lei ha evitato la guerra nucleare finora, che pure era nei programmi di alcuni governi. L'ha evitata con il digiuno a pane e acqua e con i rosari. Allora, per quanto riguarda questa crisi qui, io personalmente dico la verità, so che il Papa è stato molto colpito, ne è uscito fuori grandiosamente, perché il Papa alla fin fine è diventato, in questi, era già prima, ma in questi 3 mesi è diventato un meggiugoriano più di me. Non so se vi siete accorti. Il Papa non fa che parlare di preghiera, penitenza e santità. Fateci caso. Il messaggio che dà la Chiesa il Papa: preghiera, penitenza, santità. Cioè, non fa, ormai, non fa che di... Si è messo in perfetta sintonia con la Regina della Pace. Il Papa, attraverso questa crisi che è stata vissuta, si è messo in perfetta sintonia con la Regina della Pace. E su questa strada mette tutti a perdere, perché chi anche nella Chiesa osa mettere in discussione che non è, diciamo così, con le riunioni, con le commissioni, con le cavolate di vario genere e specie che si riforma la Chiesa? La Chiesa l'ha riformata i santi, non i monsignori, con tutto il rispetto, io non sono monsignore, per carità, meno male, dico i santi hanno riformato la Chiesa, i santi ha riformato la Chiesa, è la santità, ciò, la vera riforma della Chiesa è la santità. Il Papa è sempre stato su questa sintonia, ma mai come ora lo è, con la preghiera, con i sacrifici, con la penitenza, la Chiesa rinnova se stessa. Ma su questa crisi, voi avete visto la Madonna preoccupata? Neanche un po'.
ha detto semplicemente: nei momenti delle prove in cui viene messa a prova la vostra fede, rivolgetevi a mio figlio, lui vi sorreggerà con la sua forza e anch'io vi sarò vicino. Così ha detto. Non era affatto preoccupata, anzi era quasi contenta di questa prova, che poteva essere una frustata per tutti noi a impegnarci di più sul cammino della santità. Non era affatto preoccupata la Madonna. Perciò vi dico, è molto importante seguire la Madonna in tutti i suoi messaggi, perché guardate che ciò che noi siamo dal punto di vista spirituale ce lo dice lei. Ci dice: siete lontani, non pregate, attenzione. La Madonna ci descrive ogni volta che ci dà il messaggio, legge i cuori e ci dà la situazione che si vede dal cielo e che noi non vediamo sulla terra. È chiaro? Ma guardate, tutte le volte che la Madonna dice: sono contenta perché avete incominciato a mettere in pratica i miei messaggi. O quando dice: non pregate, siete lontani dal mio cuore, ha detto cose tremende nei mesi scorsi, nei messaggi a Miriana. La Madonna ha detto cose tremende sulla nostra situazione spirituale. Siete sulla strada sbagliata. Vi siete persi, figli miei, ha detto. Pensate dunque come ci fotografa la situazione spirituale, ma anche quello che ci aspetta, le battaglie che dobbiamo fare, ce le descrive tutte. Mi riattacco adesso al problema della violenza, che a mio parere è il problema centrale del mondo d'oggi. Cioè il mondo d'oggi è a rischio di autodistruzione, a costo di essere, diciamo così, ripetitivo. Dico che c'è un vero problema, unico problema, il più grande problema, e cioè che l'umanità è a rischio di autodistruzione. Sul mondo c'è la mannaia della distruzione globale. Perché? Basterebbe poco, guardate, non credetemi che ci vuole tanto, non c'è neanche bisogno di pensare al terrorismo, sapete? Sì, anche quello, penso anche quello, anzi, soprattutto quello, però per scatenare la fine del mondo basta il crollo delle borse, basta il crollo dell'economia, bastano che la gente rimanga senza mangiare, succede, tutti scalano tutti, questa è la verità. Questa è la verità, basta poco, ma questo per dire, questa è la, allora noi andiamo verso una situazione di tale difficoltà, qui molta gente si spaventa, ma scusate, ma non bisogna spaventarsi, perché se non ci fosse la Madonna mi spaventerei anch'io, a parte il fatto che non mi spavento, perché per mal che vada in paradiso, per mal che vada uno va in paradiso, se è pronto, se è falato di dolore perfetto, va in paradiso, quindi non vedo i motivi per cui bisogna stare qui e diventare matti. Dunque, per mal che vada, uno va in paradiso, ma lasciamo perdere quello. Dico che il fatto che la Madonna sia qui in mezzo a noi è una cosa meravigliosa. Cioè, il fatto che la Madonna sia qui, ci guidi, ci accompagni, vuol dire da una parte che siamo di fronte a un pericolo tremendo, che è il pericolo che la violenza che c'è nell'uomo abbia portato l'umanità alle soglie della fine del mondo, alle soglie dell'autodistruzione. Questa è la verità, figlioli. Credetemi, questa è la verità. Bisogna aprire gli occhi su questa cosa. Cioè noi crediamo che... mi ha colpito molto uno che mi ha detto: ah, ma Padre Livio, ma il trionfo del cuore immacolato, il tempo di pace che la Madonna ha promesso a Fatima, mica saranno questi 60 anni che abbiamo dietro le spalle? Ma dico, ma scherziamo? In questi 60 anni che abbiamo dietro le spalle abbiamo costruito tante quelle bombe atomiche, deve saltare tutto il sistema solare. Che tempi di pace? Questi sono tempi in cui ci si... la storia del mondo è la storia di guerre, i tempi di pace erano tempi di preparazione alle prossime guerre, tutto lì. Questa è la storia dell'umanità. Adesso, per quale motivo, allora la Madonna dice, essendo la storia umana, una storia di guerre, continue. Per quale motivo adesso ci dovrebbe essere un tempo di primavera e un tempo di pace? Sapete perché? Perché noi adesso siamo arrivati al punto in cui ci scotteremo un po' con le armi che abbiamo costruito. La scottatura sarà tale per cui, come il gatto a cui rovesci addosso un secchio d'acqua, appena sente che apre il rubinetto se la sfila,
non so se avete fatto notare, voi aprite il rubinetto del lavandino, il gatto che è lì vicino parte a 100 all'ora. Così, così sarà anche, è vero, è vero. Allora, l'umanità lo stesso sarà talmente scottata da quello che ha costruito che abolirà le armi, avrà un sussulto, abolirà le armi e ci sarà un tempo di pace. Però qual è la grande grazia? Che la Madonna è qui che ci accompagna. A questo riguardo vorrei dire quello che è un'affermazione che ha fatto Visca, che a mio parere è molto consolante e molto interessante. Punto primo, lei ha detto che i 10 segreti, che ha detto che non solo Miriana, ma anche gli altri hanno un ruolo nei 10 segreti. Chiaro? Difatti, la Madonna ha dato anche la famosa pergamena, c'era anche Ivanka. E la Madonna ha spiegato a Ivanka nell'apparizione del 25 giugno tutti i 10 segreti e nell'ultima apparizione ha spiegato il decimo. Poi Visca Madè, quindi Miriana e Ivanka sicuramente hanno un ruolo. Ma Visca ha detto tutti abbiamo un ruolo nel tempo dei 10 segreti. Visca ha detto che uno dei tre che hanno le apparizioni quotidiane, cioè Ivan, Maria e Visca, dunque in una prima intervista mi ha detto che uno di loro avrà le apparizioni quotidiane fino al terzo segreto. Successivamente, e questa cosa qui l'aveva detta la Madonna, solo a lei perché gli altri non ne sanno niente. Successivamente ha detto che, l'ha detto in diretta a Radio Maria, quindi non si scappa da lì. È tutto inciso, è tutto pubblicato, noi, ecco. Allora, successivamente ha detto che la Madonna, uno di quelli che hanno l'apparizione quotidiana, avranno le apparizioni quotidiane fino al termine dei 10 segreti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Punto primo, che la Madonna è qui con noi per tutto il tempo dei 10 segreti, per cui quando Miriana e i sacerdoti che dovranno annunciarli non saranno come persone che parlano ma non hanno contatto con la Madonna. La Madonna viene e venendo può dare dei messaggi. Quindi è una presenza. Allora, io so benissimo che queste affermazioni hanno... Uno dice, ma dobbiamo credere a queste cose? Io dico, non c'è alternativa. Perché sono una persona razionale, sono aperto a credere, ma sono di una verifica razionale. Guarda che io, che pure sono amico per esempio di Visca, se avete fatto caso, o anche le interviste in diretta, sono stato spietato. Ma non dico una parola prima dell'intervista, e durante l'intervista li metto in... Non si scappa da lì, cioè devono dire da lì, vedi che le cose sono vere, non è che ci sia un accordino prima o un sottinteso dopo. Io sono come un gatto col topo, non si scappa da lì. Allora questa, io dico, alcuni possono dire ma è possibile queste cose qua, lo dico soprattutto ai preti, no? Ma dico, ma aprite gli occhi figlioli, ma voi non avete capito a che punto siamo arrivati. Cioè, non c'è consapevolezza, io noto, che chi ha avuto consapevolezza in quale situazione si trova il mondo e la Chiesa sono in tre. Io il quarto. Sono in tre. Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI. Questo è... perché uno che segue il messaggio di Međugorje non può sbagliare, Nell'analisi non sbaglia. Allora io dico, ma vi siete resi conto a che punto, a quale svolta storica siamo arrivati? Quando uno dei più grandi antropologi viventi, Charles-Louis, dice siamo arrivati dove? All'abolizione dell'uomo. Difatti adesso voglio fare uno sintetico. Capito? Immaginate qui un padrino sintetico che fa la catechesi. Che invece, poi chissà quanto costa quello che ha fatto. Dunque, un uomo come Charles Lewis dice siamo arrivati all'abolizione dell'uomo.
Un altro grandissimo dell'umanità, René Girard, antropologo, dice: l'Apocalisse sta davanti a noi. Insomma, siamo arrivati a una svolta storica, non si scappa da lì. Cioè, ma anche la Madonna cosa ha detto? State costruendo un mondo nuovo senza Dio. Non c'è né futuro né vita eterna. Né futuro né vita eterna. Un rogo all'inferno andate. Il mondo finirà in un rogo infernale. Quando dice, state costruendo un mondo nuovo senza, nuovo per la prima volta nella storia dell'umanità, c'è un mondo senza Dio. State costruendo un mondo senza Dio, non c'è né futuro né vita eterna. A questo ha portato la violenza dell'uomo. E poi la Madonna ha detto, nel messaggio del 25 agosto dell'anno scorso, Satana sta mettendo se stesso al posto di Dio e distruggendo tutto ciò che si vede di buono nell'uomo, in voi. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. Cioè la Madonna ci dice, attenzione, cioè se noi vogliamo sapere qual è la situazione del genere umano oggi, non lo trovi in nessuna Repubblica, nessun Corriere, ma dove vai a trovarla? Dove vai a trovarla? Ma neanche Tremonti ci riesce. Nessuno riesce a capire la situazione in cui si trova il mondo d'oggi. Ma la Madonna ci dice, siete arrivati sull'orlo dell'abisso. Ma ce lo dicono gli ultimi tre papi. Ce lo dice la Madonna, siamo solo dell'abisso, siamo solo dell'abisso, e però non moriremo. Però ci salveremo dalla violenza, cioè la violenza che è montata nel corso della storia, ci ha portati alla soglia della fine del mondo, però non moriremo. E i nostri figli vedranno un tempo di prosperità e di pace, ma attenzione, perché devo finire il discorso dell'altra volta. Attenzione, adesso mi tolgo un sasso dalle scarpe. Gesù Cristo dice, Dio dice che il Padre Eterno fa piovere sui buoni e sui cattivi, perché sono tutti suoi figli, d'accordo? E meno male, sono contento, anche se poi, meno male che è così, ci mancherebbe altro, insomma. Anche perché se non facesse piovere, come fa a far cadere la goccia sul buono e non sul cattivo? Ci riuscirebbe, secondo voi? No. Per cui, capite bene, il Padre Eterno su tutti i suoi figli. Però, cari amici, nel tempo dei Dieci Segreti c'è la selezione. C'è la selezione. Chi fa la selezione? Noi. E come la facciamo? Se la Madonna dice, là, in quel posto, succede questo, chi ci crede va da una parte e chi non ci crede resta lì. Chi la fa la selezione? Noi la facciamo. Ah, questa cosa qui, teniamola presente, Cioè, non è che, capito? Non è come nelle guerre, che chi ci crede e chi non ci crede è lo stesso. Le bombe non risparmiano nessuno. Qui, ragazzi miei, c'è qualcosa nella Bibbia? Sì. Sodoma e Gomorra. Se Lot e tutta la sua famiglia non avesse creduto al Signore che diceva lascia, esci, e appena sono usciti le città furono incendiate. C'è nella Bibbia. Ah, per carità, mi scappava. Gesù Cristo. Quando ha profetizzato la distruzione di Gerusalemme, l'ha profetizzata prima e ha detto, quando vedrete gli eserciti che circondano la città, non entrate, ma fuggite sui monti. Difatti, tutti quelli che sono entrati sono morti. Le mamme mangiavano i bambini. Leggete Giuseppe Flavio, la sede di Gerusalemme. Quindi è successo che Dio, nella Sacra Scrittura, dicesse prima quello che succedeva. Non entrate in città, leggete il Vangelo, ma fuggite sui monti. Quindi questo per dire che la selezione la si fa, certo la facciamo noi, con la nostra fede o la nostra non fede. Questo è un fatto. Allora, inquadriamo il discorso, tutto questo discorso che abbiamo inquadrato,
dove vuol dire che la violenza umana è cresciuta nel corso della storia fino a portare l'umanità alla soglia dell'autodistruzione, Dio è qua per salvarci. E questa Pentecoste ha un valore particolare, perché la Pentecoste è un evento che si rivive. Cioè, noi riviviamo l'effusione dello Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È lo Spirito d'amore diffuso nei nostri cuori. Questo Spirito d'amore deve portarlo nei cuori. Deve cambiare i nostri cuori, deve riempire i nostri cuori, dobbiamo portarlo agli altri, diffonderlo agli altri, perché è la vera medicina. L'unica medicina è l'amore di Dio, che estingue l'odio, che vince la prepotenza, che vince la gelosia, che vince l'invidia, le cattiverie, i delitti che commettiamo ogni giorno, le disgregazioni familiari, le disgregazioni parentali, tutto questo, questa lotta continua, incessante, per cui un mondo di scorpioni e di vipere. Allora, solamente lo spirito d'amore è la medicina che ci cambia i cuori e che ci trasforma in colombe, da uccelli rapaci che siamo. E questa dunque la risposta nostra a Dio, cioè vieni Spirito Santo, porti il tuo amore nei nostri cuori, diffondi in noi il fuoco del tuo amore, fa che i nostri cuori ardano d'amore per te e per il prossimo. Vinciamo l'odio con l'amore, vinciamo il bene con male, vinciamo la guerra con la pace. Questa è la grande battaglia che bisogna fare. Vinciamo la vendetta col perdono, vinciamo la cupidigia con la condivisione e con la solidarietà. Invece di darci pugni a vicenda, teniamoci per mano. Questo è quello che la Madonna sta facendo in questi tempi, che dice: siate testimoni della fede, apostoli dell'amore, portatori della pace, mani gioiosamente tese. Siate le mie mani, ha detto la Madonna. Siate le mie mani. Questo dunque è l'atteggiamento che devo vivere in questo passaggio storico, che è molto serio e per il quale c'è un appello così pressante del cielo, che ha ripetuto anche il Papa in questi giorni: penitenza, penitenza, penitenza. Allora, di fronte a questo appello, di fronte a un mondo poi che è sorto, perché vedete che, non so se mi spiego, no? Sono sordi, dopo vedremo, capito? Dopo vedremo, ma, cioè, non lo faccio per dire peggio, no, però, capito? Si credono, dopo, senza Dio, dove vanno? Io vorrei vedere scalpri inginocchiati davanti alla statua della Madonna. Ma andranno là dove c'è il segno, si inginocchieranno e non crederanno. E chi saranno questi qui? I preti. Vanno, si inginocchiano e non ci crederanno. Che teste dure. Allora, però, anche noi siamo un po' teste dure, eh? Allora, vediamo questa bellissima vigilia di Pentecoste, che è una, io sono un tifoso della Pentecoste, sapete perché? Dio me l'ha fatta vivere una volta. Dunque, vi racconto brevemente e termino. Un giorno sono andato alla Salette, la vigilia di Pentecoste, sono andato in cima al santuario, come è il mio solito pellegrino a quattro ruote, ho dormito in macchina. Un freddo del diavolo. Io al mattino apro l'occhio, io spero che nessuno guardi dentro, un nebbione, mi sento, ero come se fossi in paradiso. Io non lo so, una pace, una gioia. Ero in paradiso. Sono rimasto lì, nella macchina, sveglio, non aprivo. Ho aperto il cammino, poi basta, per un'ora sono fermo, perché avevo pure che si rompesse l'incanto del paradiso. Una cosa, un'esperienza che ho mai fatto così in vita mia, una cosa inenarrabile, non finiva più. Poi alla fine, la lì va via, finché detto il sonno, la gente comincia a passare, ho avuto per forza. Ma ecco, io ringrazio Dio per questa esperienza, io da allora ho capito cos'è la Pentecoste. Una cosa che non si può descrivere. Poi il Signore me l'ha fatta vivere in macchina, mentre dormivo alla Salette, come ve ne dico un'altra che ho vissuto alla Salette, così faccio andare, no? Voi non so,
E sapete che c'è la statua della Madonna a Salerno? In alto c'è la grande statua della Madonna che sta per andare, quella statua di la statua grande della Madonna che sta per andare in paradiso, che torna e guarda di là verso Roma. Dalla parte di io vado verso un santuario, c'è ci sono i tavolini, mi siedo e la statua invece di guardare di là guarda a me. Io stavo leggendo un libro, guarda a me, ma porca miseria, ma ha sempre guardato di là, perché guarda a me, dico. Ma io perché sono un greffato, poi queste cose mi danno un po' fastidio, perché non vorrei che mi, ma dove mi rompesse le scatole in qualcosa, no? Dunque, ma dico, ne ho combinate qualche d'una, dico, cosa ho combinato, ho detto, ma non vedo qualcheduna. Dopo 20 minuti sono rimasto lì, e mi continuavo a guardare qua, ma c'era la distanza di 30 metri, 40 metri. A un momento mi rendo conto di quello che stavo leggendo. Stavo leggendo la descrizione che fa Melania della Madonna. La descrizione più bella che mai una creatura umana abbia fatto della Vergine Maria. Non esiste una migliore. Allora ho capito perché la Madonna mi guardava, come dire, guarda cosa stai leggendo. Difatti io poi l'altra volta che andavo alla saletta, andavo ancora al tavolino, ma la Madonna guardava sempre da parte di là stavolta. E io difatti nel mio libro Pellegrino a quattro ruote ho riportato quel brano di Melania, l'ho fatto dire tante volte in radio, perché è la più bella descrizione che sia mai stata fatta dalla Madonna. Una cosa, come si può descrivere la Madonna così? Nessuno l'ha mai descritta, nessun veggente. È una cosa divina. E allora ho capito perché la Madonna guardava il libro, non me, guardava il libro. Guardava come per dire, guarda lì cos'è scritto, guarda chi l'ha fatto scrivere questa cosa, guarda che cosa meravigliosa è stata scritta. Ecco, questo era per dire che vi parlavo della Pentecoste, della Salette. La Pentecoste è qualcosa di talmente grande che non si può descrivere. Perché? Perché Dio si è aperto e attraverso il cuore di Gesù e il cuore di Maria e fonde il suo amore su tutta l'umanità. Allora noi preghiamo perché tutti i cuori si aprano all'amore di Dio.